Buon venerdì amici vegani, vegetariani e amici di Chef in Cucina e di Rete 8. Bentornati da Sesamo Nero con la nostra Letizia. Ben rivisti, ciao. Allora, oggi che si prepara? Allora, oggi prepariamo una ricetta molto carina, molto scenografica. Facciamo una zucca ripiena con lenticchie e cavolo riccio. Dai, questa poi utilizzeremo una zucca particolare. È una zucca violina, questa a forma lunga, piccolina, chiaramente, cioè dobbiamo trovare piccola. Quanto è bella, vero? Molto molto bella, perfetta poi per fare certamente ripiena. Allora, abbiamo bisogno di... Quindi ci serve questa zucca, del cavolo riccio, questo è il cavolo riccio violetto, quindi quanto è bello, che utilizzeremo per fare delle chips. Il ripieno lo facciamo con delle lenticchie che abbiamo già cotto e una carota, nel senso che poi spadelleremo le lenticchie con la carota e un po' di aglio, dello yogurt naturale, chiaramente non zuccherato, questo è di soia, però possiamo anche utilizzarlo normale se in caso non siamo vegani. Dopodiché per decorare utilizziamo dei semi di melograno. Qui abbiamo un miscuglio di spezie, questo è un miscuglio medio orientale che si chiama za'atar, a base di sesamo, qui c'è del timo e non ricordo cos'altro. C'è la curcuma? La curcuma, no. Il cardamomo? Credo di no, c'è del sommacco sicuramente anche, però ognuno si può creare, a parte che si trova in commercio già pronto, però ci possiamo fare la miscela che preferiamo. Adoro le spezie io. Ok, e qui abbiamo dei germogli. Qui abbiamo dei germogli che utilizzeremo per decorare, però insomma le possiamo fare a meno, come vogliamo, se non ce l'abbiamo non è un problema. Perfetto. Ok, allora dobbiamo fare uno step precedente che è quello di mettere a cuocere la zucca in forno, quindi tagliamo la nostra zucca, la priviamo dei semi, e olio, sale, un po' di pepe e la cuociamo in forno per diciamo una quarantina di minuti. Ed eccola qua, guardate che bella. Qui. Quindi questa la buccia l'abbiamo cotta deve rimanere, che la regge. Chiaramente si, okay, si disfa, bellissima. E questo è il risultato. Quanto profuma. Esatto, ci mette un pochino a cuocersi, però insomma ce la facciamo. Ok. Ok, allora, poi dobbiamo fare anche le chips di cavolo nero, che abbiamo già fatto un'altra volta, però di cavolo... No, questo è di cavolo riccio, scusa, di cavolo nero l'abbiamo fatto. Sì, l'altra volta l'abbiamo fatta di cavolo nero. Prendiamo il cavolo, gli togliamo magari la costa centrale perché è un po' dura. Laviamo, asciughiamo, olio, sale e in questo caso anche un pochino di sesamo. Stavolta ce l'hai messo... Stavolta ce l'ho messo bianco perché si vede di più, capito? Quindi non mi dite sempre che uso il sesamo nero. Di parte, lei è proprio di parte, no, scherza. Quindi anche per farlo vedere di più abbiamo utilizzato del sesamo bianco. In forno una decina di minuti facendo attenzione che non bruci perché brucia molto facilmente. Ecco qui. Che belle, croccantissime. Sì. E le abbiamo... E le abbiamo e già le abbiamo fatte. Pronte. Ed eccole qua. Ok, a questo punto possiamo cominciare, cioè ripassiamo semplicemente le lenticchie in padella. Con le carote, giusto? Sì, guarda, giusto per dargli un pochino di colore, visto che insomma sono scure, sono bruttine. No dai, non sono bruttine, sono proprio, hanno questo colore scuro. Beh sì, effettivamente comunque l'abbinamento delle lenticchie con le carote è un grande classico, anche quando si fanno le carote, no, per il veglione di Capodanno, ci sono sempre le carote insieme alle lenticchie, quindi sì, stanno proprio bene insieme. Ma giusto per dargli un pochino di colore, qualche tocchettino, né più né meno, insomma. Che precisione, Letizia, wow. Io odio fare questa cosa perché mi esce malissimo. Beh, anche a me non è che esce sempre bene. Beh, no, insomma. Diciamo la verità. Allora. Mettiamo dell'olio. Dell'aglio. Mettiamo le nostre carote. Lasciamo andare un pochino. Nel frattempo ci possiamo preparare la nostra salsa allo yogurt, che in realtà non dobbiamo far altro che aggiungere dell'olio, sì, un pochino di sale. A me piace tantissimo quando prepari queste salsine, Letizia. Quindi questo è yogurt bianco di soia. Yogurt bianco di soia. Abbiamo aggiunto l'olio. Io metterei anche qualche goccetta di limone se ci può piacere, perché questo non è particolarmente acido, però si va a gusti, ecco, magari proviamo sempre quando facciamo queste cose. Sì. Ok. Allora, aggiungiamo le nostre lenticchie.
Quindi ovviamente le lenticchie le abbiamo precedentemente sbollentate, sono le sbollentate, quindi le facciamo semplicemente insaporire un pochino in padella. Ecco, ecco, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo realizzando una zucca ripiena, vero? Una zucca ripiena. Una zucca violina, che è particolare perché ha proprio questa forma ed è praticamente piccolina. Cioè dobbiamo trovarla così piccola perché in realtà... Però adesso si trovano abbastanza facilmente, anche proprio nei supermercati. Sì, ma quanto è bella. Molto. Bella. Poi adoro. Ci sono anche quelle rotonde, se no. Sì, sono sempre tagliare... lo stesso risultato, insomma. Allora possiamo procedere. Allora, ma quindi la salsina è pronta? La salsina è pronta, mescoliamo semplicemente questi ingredienti e basta. Poi il resto lo aggiungiamo tutto quanto sopra. Bene. Allora possiamo cominciare ad impiattare. Ah, ok, io pensavo dovessimo ripassarla nuovamente in forno, invece no. No, nel senso, questa adesso è fredda, lo possiamo riempiattare, riscaldare chiaramente, cioè quando la andremo a fare a quindi casa, quindi il ripieno chiaramente va solo poggiato. Va soltanto poggiato. Allora, poi certo, se uno per esempio utilizzasse dei formaggi che magari hanno bisogno di fondere, ah, okay, la potremmo ripassare okay, in altrimenti forno. Non avrebbe senso. Però se no, ecco, magari non starei a stracuocere più del dovuto. Ma quanto è bella! Ah giusto, abbiamo le chips, me ne ero quasi scordata. Ma quanto crocchiano! Vedi? Sentite che rumore? Beh, si sente tanto. Sì, sono sì, proprio sì. croccanti. Questo è gustosissimo. Questo è anche da sgranocchiare al posto delle patatine fritte, no? Infatti. Cosa di un pochino più sano. Ci facciamo meno male. Quindi andiamo con la nostra salsina. I semini di melograno, un pochino di questa spezietta. Io pensavo che tu l'aggiungessi alla salsa questa spezia. No, mi piace vederla, proprio sopra, vederla sopra perché così arricchisce visivamente, sì, è infatti più bella. Germogli. Mettiamo anche qualche germoglio. Non so quanto è bello, Letizia. Andiamo con un pochino di olio. Anche facile da e fare. Ci siamo. Sì, insomma, a parte la cottura della zucca che magari è un po' lunga, però per il resto si fa molto velocemente. Molto bello questo piatto, sarà sicuramente anche molto buono. Grazie Letizia, grazie, invito te, i nostri telespettatori a rifare i nostri piatti e ovviamente trovate il riepilogo di tutti gli ingredienti alla fine della puntata nella nostra grafica e potete rivedere con calma, comodamente a casa vostra tutte le nostre ricette su YouTube andando sulla nostra playlist Chef in Cucina. Che dire Letizia, grazie per grazie questo a piatto. Te, grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori. Ci vediamo domani, Chef in Cucina, tutti i giorni sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. Assumere cibi ricchi di acidi grassi omega 3 in gravidanza e durante allattamento aiutano nello sviluppo cerebrale dei nostri figli, aiutano anche nelle capacità cognitive e capacità visive dei nostri bambini. A noi aiutano nel tenere colesterolo basso e proteggerci contro malattie cardiovascolari. Allora via pesce azzurro e frutta secca.